Yuzuru Hanyu Eyes Story 2023 Gift at Tokyo Dome, tenutosi il 26 febbraio 2023, ha rappresentato la prima e unica occasione in cui il pattinaggio di figura è stato ospitato al Tokyo Dome, tempio del baseball e dei mega concerti, in presenza di 35.000 persone. Yuzuru Hanyu, protagonista e produttore del solo show, ha scardinato ogni precedente concetto di spettacolo sul ghiaccio, aprendo la strada a nuove frontiere dell'arte performativa. Il 16 luglio 2023, in occasione della distribuzione mondiale di Gift e del primo anniversario del passaggio di Hanyu al professionismo, il fangroup italiano ha organizzato presso l'Auditorium Lattuada di Milano la conferenza Yuzuru Hanyu's Revolution From Figure Skating to a New World, con l'intento di ripercorrere e analizzare la transizione del più grande pattinatore di tutti i tempi dalle vette dell'agonismo a una nuova disciplina, grazie alla presenza di esperti in diversi ambiti. L'idea iniziale di un flash mob spontaneo e celebrativo si è subito trasformata in un progetto di conferenza che rappresentasse il seguito ideale di quella tenutasi a Napoli nell'ottobre 2021. L'evento, della durata originale di 3 ore e mezza, è stato interamente autoprodotto anche grazie al sostegno di decine di fan da tutto il mondo e realizzato a luglio in tempi record per merito dei relatori e dello staff che hanno aderito con entusiasmo e a titolo gratuito. A tutti va il nostro più sentito ringraziamento. La lunghezza attuale delle due parti che state per vedere non coincide con quella originale, in quanto, per comprensibili motivi di copyright, non è stato possibile qui includere i materiali di repertorio proiettati durante il convegno. Tuttavia, immagini tratte dai social e brevi frammenti video sono stati mantenuti ove necessario ai fini dell'esposizione e dell'analisi. A nostro avviso ricadono sotto l'egida del Fair Use, pur rimanendo di proprietà degli aventi diritto. Ci scusiamo per gli occasionali problemi di audio dovuti alla presa diretta e ci auguriamo non disturbino l'ascolto. Salve a tutti e grazie di essere qui. Io sono Barbara Washims e stasera sarò il moderatore di un evento molto speciale che abbiamo voluto in tanti. Scusatemi se mi trema la voce, mi succede sempre tutte le volte che vedo questo video. Perché questo video, come molti di voi sapranno, è stato personalmente montato da Yuzuru e lui l'ha voluto all'inizio del suo primo show da solista, cioè Prolog. Come si nota nella narrazione di questo video, non sono le vittorie quelle che contano, non qui. Ma lui ci tiene molto a chiarire, a impostare Prolog dall'inizio. La sua è stata una vita dedicata completamente al pattinaggio, lo è e lo sarà finché avrà fiato il corpo. Questo è qualcosa che noi sapevamo, ma le scelte di quest'ultimo anno ce l'hanno provato ulteriormente. Questa giornata è una giornata dedicata al passaggio, alla transizione tra due momenti epocali, cioè la fine della sua carriera competitiva, e racconteremo come questa fine si è compiuta, e l'inizio di questa era che non possiamo definire una nuova era del pattinaggio, bensì una nuova era delle arti performative a tutto tondo. Una disciplina che si potrebbe chiamare Yuzuru Hanyu, come lui. Qui vorrei citare un saggista e poeta giapponese che si chiama Hino Ihakusou. Lui scrive questo poco prima che inizi il percorso dei solo show di Yuzuru. Qui dice che le persone che lasciano il loro nome nella storia, certo possono essere record, figure memorabili, individui che hanno raggiunto traguardi importantissimi. Se a questo però aggiungiamo, se a questa categoria aggiungiamo
coloro che rappresentano la propria epoca. Ecco che scaturisce la leggenda. E dopo un lungo periodo di tempo, essi diventano figure storiche. Non vi è dubbio che Yuzuru Hanyu sia già leggenda. Lui ci ricorda l'esempio di Vasar Nijinsky, che ha inaugurato il balletto del XX secolo, cambiandolo, ma anche la figura di Rudolf Nureyev. Loro sono entrati nella leggenda, loro sono diventate figure storiche del loro tempo. E si chiede perché Yuzuru Hanyu è così sorprendente? Perché lui ha ereditato l'arte del partinaggio artistico che si forma in Europa occidentale e ne ha fatto una disciplina fortemente sua, un'eccellenza in Giappone. Per lui si rinnova questa disciplina. Per lui la performance artistica, che si deve basare sicuramente sull'eccellenza tecnica, però deve convogliare le emozioni, deve raccontare una storia. Su questo torneremo tantissimo durante questo convegno, e in questo la storia e l'eccellenza si è compiuta comunque a Pechino, con quel quadruplo Axel che, per quanto non ratificato come completo, è stato comunque certificato. Quello è sicuramente un momento altissimo nell'arte e nello sport. Prima, non si può paragonare più Yuzuru Hanyu con tutto ciò che è avvenuto prima. Già non lo si poteva fare, attenzione, mentre era in competizione. Quante volte ce lo ha ricordato il nostro primo ospite, no? Massimiliano Ambesi. Non si può paragonare il pattinaggio di Yuzuru Hanyu con tutto ciò che è avvenuto prima. Ma non si può paragonare neanche l'espressione artistica, ovviamente, di Yuzuru Hanyu con nulla che c'è stato prima. In nessuna tipologia di arte, ma si possono invece, di quello che si cercherà di fare oggi, iniziare a creare degli spunti di analisi che in qualche modo daranno l'idea di questa nuova disciplina che lui sta lanciando. E certamente per questo Yuzuru Hanyu può essere invece associato ai grandi interpreti delle arti performative. Hina ci dice un'ultima cosa prima di incontrare, di incrociare la figura di Yuzuru Hanyu in Prologue, e lo dice da giapponese. Hanyu sta per entrare in scena nel primo solo show della storia del pattinaggio. Noi abbiamo un artista del genere in Giappone, viviamo nella sua stessa epoca. Io voglio solo vedere la sua arte. Non voglio più confronti, voglio vedere quali altri muri abbatterà. E con Prologue sicuramente Yuzuru Hanyu diventerà la figura storica di questo secolo. Il primo ad intervenire, che chiamerei qui sul palco, è Massimiliano Ambesi. Attualmente una delle voci internazionali, come sappiamo, più eminenti della critica sportiva. Dal 2003 è analista, commentatore e opinionista per Eurosport Italia Discovery. Nel 2020 ha vinto il microfono d'oro BIS, il contest di sport in media per eleggere il miglior commentatore tecnico sportivo del panorama videotelevisivo. Applaudiamo Massimiliano Ambesi. Mi voglio complimentare per chi ha organizzato questo evento, per la passione dimostrata, insomma, una passione genuina senza interessi, che in questi tempi colpisce. Quindi da un lato sono ammirato, dall'altro sono anche commosso. Io ho difficoltà a parlare dell'ultimo anno di Hanyu Yuzuru,
che è inizialmente quanto avvenuto il 19 luglio del 2022 l'ho accolto in maniera positiva, cioè come una fuga da un mondo che non era più il suo, quello del pattinaggio agonistico. Non lo era perché le regole continuavano a penalizzarmi. Poi però con il passare dei mesi ho cambiato opinione. E una domanda che mi sono posto spesso e volentieri è la seguente. Ma a New Yorkshire avrebbe vinto i campionati mondiali di 7 anni? Io credo che la risposta sia anche abbastanza semplice. Come termine di paragone voglio prendere un pattinatore coreano che a mio modo di vedere è un vincitore morale degli ultimi campionati mondiali. Cha Jung-hwa. Ha pattinato nei programmi di alto profilo, ma quel contenuto tecnico nel Yuzuru lo portava in pista nella stagione 2013-2014. Quindi dobbiamo trovare indietro di un'epoca. Solo con quanto mostrato negli show di questi ultimi mesi, secondo me New Yuzuru avrebbe vinto il titolo mondiale in casa, a Saitama. E quello che noi dobbiamo domandarci è perché un atleta di 27 anni, al momento del ritiro, decida di precludersi la possibilità di vincere un altro titolo mondiale a casa sua, laddove aveva vinto il primo titolo nel 2014. Perché tutto questo non è normale. Se un atleta che ha dedicato la sua vita allo sport è costretto in qualche modo a fuggirne, c'è qualcosa che non va. E forse noi, io per primo inizialmente, abbiamo accolto questo abbandono dell'agonismo in maniera sbagliata, nel senso che sì, era una liberazione, ma in realtà lui non doveva scappare da quel mondo, perché lui doveva avere la possibilità di potersi esprimere meglio ancora in quel mondo. E allora la domanda che ci dobbiamo porre, l'ennesima, un altro ancora, è: ma perché a New Yuzuru non gareggia più? E perché si è precluso la possibilità di vincere il terzo titolo mondiale? Secondo me la risposta è complessa e parte da lontano. Però io vorrei analizzare quello che avviene negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo. Noi dopo Pyeongchang non avevamo la certezza che Yuzuru partecipasse alle Olimpiadi di Pechino. La speranza sì, ma un 2 volte campione olimpico poteva anche smettere, abbandonare le competizioni senza alcun tipo di problema. Lui ha voluto andare avanti, iniziando a sperimentare anche cose diverse. E si vede una crescita tecnica, artistica, nel quadrilatero olimpico che porta a Pechino. Inizialmente riadattando i programmi degli altri, di alcuni suoi eroi del passato, Johnny Weir, Bushenko, e poi portando in pista qualcosa di nuovo. Il punto di arrivo si chiama Rondò Capriccioso. Rondò Capriccioso è una musica che nasce per il violino, per l'orchestra. Lui decide di riadattarla in versione pianoforte. E detti lavori inizialmente sorridevano tutto questo, ritenendo che fosse una pazzia. A New è riuscito a portare sul ghiaccio la migliore versione di Rondò Capriccioso della storia. E parliamo di una musica interpretata da enormi campionesse in particolare nel passato. Ma quel programma che cosa significava? Il punto di arrivo, il programma corto perfetto, il più difficile da eseguire, il più complicato mai portato in pista. Attenzione, la stampa è italiota, e potete capire voi italiota di cosa sia crasi, non è difficile negarci, ci dice che la difficoltà del programma si valuta dalla difficoltà del salto. Quindi se io eseguo 4 con Luz e 4 con Fem, combinazione con 3 protolup, ho portato in pista il programma più difficile di questo mondo. Non importa se poi per 2 minuti e 40 io vado per la pista prendendo delle ricorse e non comunicando con il pubblico. Quel programma, la stampa italiana, è ritenuto il più complicato, potrei dire anche i nordamericani, di poco. In realtà non è così, il pattinaggio è tanto alto. A New Yuzuru
riscegliare un programma che poi ha coreografato lui, con la collaborazione di terze persone, no? Sheryl Burne, Jeffrey Batman, quella è tutta farina del suo sacco, estremamente complicato. Chi ha pattinato a qualsiasi livello sa benissimo quanto sia importante il passo incrociato per prendere velocità. Anouk inventa un programma con 6-7 passi incrociati, qualcosa che non si era mai visto. Ma perché lui arriva a quel programma? Perché quello deve essere lo strumento per evidenziare la perfezione. Ed effettivamente, secondo me, Rondò Capriccioso è il programma proprio più iconico della storia, per la difficoltà e per come lui, trasformando una musica da violino, una musica da pianoforte, riesce a cogliere ogni singolo accento musicale. Alla fine è quasi la musica che si adatta a lui, il che dà anche la dimensione del personaggio. Dove sta il problema? Questo programma evidentemente non viene capito da chi giudica le gare. E questo colpisce perché evidentemente c'è una mancanza di fondo. E in alcune voci del punteggio, Rondò Capriccioso viene messo dietro dai programmi. Adesso la domanda che vi pongo io è questa. Ma la voce Transition e Skate Skills, c'è un pattinatore che può essere messo dietro ad Anouilh Yo-Zoro? Lui ha subito questa onta e l'ha subita con il programma che lui aveva studiato per raggiungere l'eccellenza. Ma lui non annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi di Pechino durante, perché lui arriva a quarto a Pechino, ma alla fine i riflettori sono tutti puntati su di lui, su quello che fa, sui suoi allenamenti, anche nel modo con cui interagisce con gli altri atleti. La conferenza stampa di Anouilh Yo-Zoro durante le Olimpiadi di Pechino, a gara maschile conclusa da tempo, è la più seguita in assoluto. Mette anche in un angolo il caso Valieva, doping e tutto quello che ne è conseguito, perché tutti erano focalizzati su di lui. Beh, lui a Pechino poteva dire, sapete che c'è? Io chiudo qui. La carriera parlava per lui, i problemi fisici non erano mancati, lui in quel momento poteva dire basta, ma non lo dice, perché secondo me lui lì, e lo capiamo dalle parole della sua conferenza stampa, ha ancora l'intenzione di andare avanti. Poi però cosa succede? Cambiano per l'ennesima volta i regolamenti e quelle componenti del programma che dovrebbero rappresentare non solo la parte artistica, ma la proprietà del pattinaggio, la difficoltà di quello che si porta in pista, vengono sostanzialmente derubricate. Da 5 diventano 3. Viene eliminata Transition, che era la voce più importante. Skating Skills viene declinata in maniera diversa. Non si parla più di effettuare passi con qualità. No, si parla genericamente di effettuare passi di varietà. Viene in mente una pattinatrice belga che fa tante cose, secondo me le fa tutte male, ma perché le fa tutte diverse prende voti alti sulle componenti del programma, no? Vabbè. Anouk è un talento naturale che però ha portato avanti nel tempo uno studio analitico di tutti i particolari della disciplina. Allora voi mettetevi nei panni del genio che in quel momento legge un regolamento che è studiato anche per penalizzare quelli come lui. Io credo che lui abbia pensato su che cosa fare. Si sia preso delle settimane per decidere se andare avanti. E poi a un certo punto abbia detto, va bene così. 19 luglio del 2022 lui dice basta. Dice basta perché quello non è più il suo pattinaggio. Non può essere suo un pattinaggio che vede il passo incrociato come elemento di transizione, perché io mi sono sentito dire anche questo da alcuni, eh? Tanti incrociati fatti bene e tanti passaggi di transizione. Ah, però, non può vedere nella rincorsa e salto l'ideale di pattinaggio del futuro. E quindi dice basta e decide di dare vita a un mondo nuovo. Io, onestamente, anche negli anni precedenti, in due momenti, avevo avuto la sensazione che lui potesse dire basta. Qualcuno penserà ai mondiali di Saitama del 2019. Secondo me no. Ve li ricordate?
alla fine Nathan Chen vince con 22 punti di vantaggio, qualcosa del genere, però ognuno concede tanti nel programma corto, aprendo un salto che diventa doppio, no? Più o meno qualcosa di simile a Pechino, ecco lì il salto non è stato neanche doppio. Però lui lì è ancora convinto di poter cambiare le regole del gioco e vince. Lui non presenta praticamente salti puntati in quella stagione, se non un flip che esegue nel programma libero di Saitama. Però lì è ancora convinto di poter svoltare. Quindi non è quello il momento in cui pensa a mettere. La stagione dopo va a vincere Skate Canada, lo fa con due signori programmi. Va avanti con Otonal in onore di Johnny Weir, Origin in onore di Pushenko. Vince la fase di qualificazione del Grand Prix e arriva alla finale di Torino come legittimo favorito per la vittoria. E però succede una cosa. Succede che la qualità che a Newport è in pista non viene valutata dai giudici. C'è un elemento in particolare che mi colpisce. Il quadruple Lutz del programma libero. Lui mi segue uno incredibile durante il warm-up. Forse il miglior quadruple Lutz della storia, con tutto il rispetto per Jim Boyan, che è stato colui che ha portato quell'elemento al massimo livello, con buona pace per gli americani. Il quadruple Lutz che segue in gara è un signor quadruple Lutz, enorme, sia per altezza che per ampiezza. Beh, per i giudici seduti in pannella a Torino, quel quadruple Lutz è valso meno di quello di Nathan Chen. Non c'è una spiegazione tecnica. Voi mettetevi nei panni di Anion, cioè un analista del pattinaggio, uno che conosce i regolamenti meglio di chi li ha scritti, perché li ha studiati e ristudiati e ristudiati per cercare di portare in pista l'espressione massima raggiungibile. Lui lì si vede valutare quell'elemento meno rispetto a quello di chi vince la gara. Non solo, sulle componenti del programma viene messo alle spalle. Anche le voci scritte in stile transition. È un affronto. È un affronto. E le cose non andassero bene, lui va a giocare tutto il programma corto. Ed è per questo che poi, in uno degli allenamenti che precederanno l'ultima giornata di gare, lui inizia a eseguire quadruple axel come se non ci fosse un domani. Perché lì è oggettivamente in un momento di smarrimento. Ha capito che con quel sistema di giudizio per lui sarebbe diventato proibitivo competere per vincere. Da lì c'è un momento di crisi. Io pensavo che smettesse dopo le finali di Torino, onestamente. Perché un fuoriclasse di quel tipo non può essere vilipeso in quel modo. Va avanti, c'è la parentesi triste dei campionati australiani che in quell'anno non vince perché tra jet lag, cambi di fuso orari, trasferimenti, arriva esausto all'appuntamento nazionale. Poi però ci sono i campionati dei quattro continenti. Lui cosa decide di fare? Torna ai programmi del passato, perché si trova in un momento di smarrimento. Pensa che magari i giudici non colgono quello che lui porta sul ghiaccio perché sta pattinando programmi che sono nati con altri. Anche se poi lui li ha adattati e rendendoli anche migliori, ci mancherebbe. Per i campionati dei quattro continenti, lui risfodera uno dei programmi corti di culto della storia della disciplina. No? La ballata numero uno sul minore di Chopin. E c'è da dire che esegue il miglior quarto di sempre. Perché anche quando vinse i Giochi Olimpici del 2018 non pattinò con quella qualità. Si siede in Kissentrai, aspetta il punteggio, alla fine non è il punteggio che tutti ci saremmo aspettati per quel tipo di programma, che era la perfezione. Quello è il secondo momento in cui penso, ok, dirà basta, perché non ci sono i presupposti per andare avanti così. Perché quello che lui esegue in maniera impeccabile non viene apprezzato. Si sta cercando qualcos'altro. Non so che cosa cercano i giudici, ma è qualcos'altro. Il regolamento dice che quel programma è un programma perfetto. Tale non è per i giudici. Vince i campionati di quattro continenti, ma una vittoria storica, perché era quella che mancava nel suo palmarès, diventa il primo uomo nella storia del pattinaggio che guarda aver vinto tutto, a tutti i livelli. Però lì lui poteva smettere. Decide di andare avanti ancora, con la speranza che le cose possano cambiare e forse con la volontà di provare a farle cambiare.
decide di dare un nuovo programma leader, tentò citò, capolavoro nel modo di vedere, con una ricercatezza del particolare che onestamente non serve una esperienza. Crea un'empatia con il pubblico incredibile. Chi segue quel programma prova a immedesimarsi con quella che è la cultura giapponese. Io credo che quello sia un atto dei capolavori. Viene pattinato in maniera egregia nei campionati nazionali. In contemporanea fa vedere di essere un atleta duttile e pattina sulle note di Larry Interpernio di Robbie Williams. E di nuovo quello diventa un programma di culto, ma non era quello il programma che lui aveva in mente per la stagione olimpica, perché quello sarà un tocca per ciò. Il suo percorso mentale per arrivare a quella musica proprio da lontano. Ai mondiali di Stoccolma le cose vanno come vanno. Vince il programma corto meritatamente. Prima del programma libero, piccolo malore, scende in pista lo stesso perché nella cultura di Agnew non esiste arrendersi. Arriva comunque sul podio. È andata come è andata, ma poi a lui interessa iniziare a ragionare in funzione di Pechino. E Avandò Capriccioso è il punto vero di arrivo del suo percorso, ancora più del programma libero. E proprio perché lui ha ideato quel programma, nel momento in cui ISU, l'International Skating Union, decide di cambiare le regole, lui, nel rispetto di se stesso, dice: per me basta così. La sconfitta non è del New Yuzuru, è di ASU, perché in contemporanea ASU cambia le regole del gioco perché vuole rendere le carriere degli atleti più longevi, per cui si dice che bisogna porre il freno a queste adolescenti capaci di vincere titoli e medaglie e quindi viene alzata l'età minima di ingresso alla categoria senior. Fondamentalmente si dice che bisogna aver compiuto 17 anni entro il 30 di giugno. Se tanto mi dà tanto, a quel punto tu devi anche creare un regolamento che consenta di portare la carriera anche dopo i 30 anni, perché no? C'è chi ci è riuscito. Pensate a un ragazzo che ha vissuto per il pattinaggio di figura, l'ha cambiato, è diventato il punto di riferimento per tutti. Pensate alla sua sofferenza interiore nel momento in cui deve dire basta, perché quello non è più il suo sport. E in tal senso una sconfitta per SU. Io credo che Agnew Yuzuru per le gambe ancora tanti anni di carriera. E sapete perché ve lo dico? Perché nell'ultimo anno ho avuto la possibilità di seguire da vicino una serie di atleti. E in particolare ho seguito la loro preparazione atletica. E vi assicuro che portare in pista un programma corto di 2 minuti e 40 più o meno 10 e un libero di 4 minuti più o meno 10 è veramente difficile, perché riuscire ad elevare il livello dell'atleta al punto tale di essere spinto dal primo all'ultimo secondo è un'impresa proibitiva. A 28 anni Agnew Yuzuru ci insegna che lui può presentare 12-13 programmi uno dopo l'altro. Non è una cosa normale. Gli atleti che hanno ammirato Gift, ma lo stesso è successo con Prolog, con qualche programma in meno, sono rimasti sbalorditi per il coraggio, perché il semplice fatto di pensare di poter pattinare 12 programmi uno dopo l'altro è folle. E questo mi fa pensare che quest'uomo, a 28 anni, abbia raggiunto una tale padronanza del suo fisico a poter poi alzare ancora l'asticella sui 4 minuti. E sapete da che cosa lo è? Avete presente Stakson Harris? Lui va a pattinare Stakson Harris. Non so neanche se ci sia andato con troppa voglia, ma non sono in grado di capirlo. Ma se voi osservate i suoi programmi, lui va il doppio degli altri. E lì deve pattinare una sola volta, fondamentalmente. Numero di entrate, uscita, non lo consideriamo. Il fantasma dell'opera che porta su ghiaccio è un capolavoro. Quel programma portato sul ghiaccio in una competizione agonistica adattato è un programma che nessuno degli attuali protagonisti del pattinaggio di figura è in grado di replicare. E da questo io capisco che lui avrebbe ancora nelle gambe e nella testa la possibilità di andare avanti, di vincere, di confrontarsi con la concorrenza.
ma lui non vuole più soffrire, non vuole più soffrire vedendosi sminuire da chi probabilmente il regolamento non lo riesce a interpretare. E quindi per tutti questi motivi che vi ho spiegato sommariamente, neanche troppo bene, perché purtroppo è una situazione che mi colpisce ancora e mi crea dolore, per questo decido di farla finita con l'agonismo. Io un sogno ce l'ho, io credo che magari, chissà, per le Olimpiadi di Milano Cortina possa decidere di rendersi leggibile in qualche modo. D'altro canto, a me sicuramente i campionati mondiali in Saitama li ha visti, li ha studiati, e si è reso conto che lui la medaglia d'oro l'avrebbe portata a casa, e senza neanche troppo sforzo. Quindi forse in un angolo della sua testa la possibilità di tornare a gareggiare c'è fuori. Anche perché io credo che, al di là di tutto quello che ha costruito, che è incredibile, Prolo, Gift, sono dei capolavori, cioè rappresentano una nuova concezione delle lotte e pattinaggio. Come giustamente ha detto Barbara, non più pattinaggio, ma arte performativa. Sì, sì, assolutamente. Però io sono un uomo di ghiaccio e non può vedere il pattinaggio scadere come sta avvenendo negli ultimi tempi. Quindi io sono convinto che lui una mano in qualche modo la voglia dare, la debba dare. Ma non per ASU o per la dirigenza, ma per voi, per il pubblico, per le nuove leve che si avvicinano al pattinaggio. Quindi io, in fondo al cuore, spero che magari possa decidere di riprovarci per le Olimpiadi di Milano Cortina. Non si va per vincere, si va per dimostrare qualcosa, per comunicare un messaggio. E poi la fase finale è chiara. Io penso che in ogni ambito della vita i migliori debbano avere il timone di comando in mano. Oggi il pattinaggio è in crisi, non ve lo dico io, ve lo dice ASU quando fa le sue analisi, parla di difficoltà. Beh, ma scusate, se un ragazzo di 28 anni porta 35.000 persone al Tokyo Dome, fa il tutto esaurito ovunque vada, gli si vuole dare la possibilità di provare a gestire lui il pattinaggio di figura? Di mettergli le chiavi in mano dicendogli: noi non siamo stati capaci. La nostra generazione di oltre 60 anni, perché poi quelli che si siedono nei posti di comando hanno tutti quell'età, non c'è riuscita. Provaci tu, fallo. E lui lo farebbe, proverebbe a cambiare le regole del gioco, a rendere il pattinaggio realmente un connubio tra parte artistica e parte tecnica. No? Lui è stato l'eccellenza da una parte e dall'altra, ci mancherebbe altro, ma sarebbe disposto a sacrificare i suoi giorni e anni per rendere di nuovo il pattinaggio appetibile, da atleta o da dirigente. Diamogli questa possibilità. Dopodiché so che tanti non sono d'accordo con questa mia opinione, però io mi sono reso conto in questi ultimi 12 mesi, ma potrei scomodare anche il passato più recente, di come ormai la disciplina se la deriva. Ma vi rendete conto che a Torino, in occasione della finale del Grand Prix, più di metà del parapente era vuoto? In occasione della finale del 2019, tutto esaurito. Non entrava uno spillo nel parapente. Com'è possibile che improvvisamente il pattinaggio non interessi più a nessuno? Sì, qualcuno dirà: non ci sono più i russi. Sicuramente questo non aiuta, ma non è quella la causa. In America, in occasione della nuova tappa di Grand Prix, Skate America, che porta anche il nome della federazione locale, si sta cercando di utilizzare palazzi del ghiaccio sempre più piccoli, no? Per dare l'impressione che la gente sia presente. Sempre più piccolo il palazzo del ghiaccio, sempre più vuoto, è incredibile. In Canada seguono un iter un po' diverso, ma la gente non va a vedere il pattinaggio ugualmente. La Francia non la scomodo perché non ho ancora capito perché la Francia ospiti una tappa di Grand Prix. Non c'è una spiegazione logica, poi qualcuno gioca come la sa dare. Ecco, lì alla pessima organizzazione abbinano anche il fatto di avere degli impianti fatiscenti dove non potrebbero esserci neanche le gare nazionali. Una volta si gareggiava a Parigi per sé, un tempio, poi si decide che non sarebbe più andato. La Cina quasi non le vuole più neanche ospitare le tappe di Grand Prix. E poi c'è il capitolo Giappone. Io vedo delle cose strane in Giappone. Effettivamente, in occasione dei mondiali di Saitama, l'impressione è che ci fosse tutto esaurito.
Poi vado a vedere eventi televisivi e io i programmi degli ultimi mondiali non li trovo nelle prime 10, 20, 30, 40 posizioni. La gente che è andata a vedere quei mondiali, perché c'è andata? C'è andata pagando un biglietto o c'è andata perché qualcuno ha deciso di portarla all'interno del palazzo di ghiaccio per veicolare un messaggio diverso? Io non lo so, sono tutte supposizioni che faccio, ma tutto questo mi fa capire che questo pattinaggio non interessa più a nessuno. Ed è grave la cosa, perché dovunque vai, eccezione fatta per la Russia, che è un mondo a parte, la gente non va a vedere il pattinaggio. E non è colpa dei protagonisti attuali, ci mancherebbe, non racconto gli atleti e i performer che vediamo in questo momento, ma evidentemente le regole del gioco non sono le regole che la gente vuole vedere, la gente vuole capire, o forse la gente capisce proprio e si rende conto che le regole non vengono rispettate, non lo so, però abbiamo un problema ed è bello serio e credo che sia arrivato il momento che qualcuno intervenga. Scusate se mi sono dilungato, ma è veramente qualcosa a cui tengo e per cui io soffro, perché io sto cercando anche di dare una mano in alcune federazioni per cercare di provare a sistemare alcune cose, però mi rendo conto che è veramente difficile. Me ne rendo conto io che non sono nessuno. Cioè, pensate alla sofferenza di Elio Yozuo, che invece è un genio ed è uno che il pattinaggio l'ha cambiato e l'ha modellato sulla sua figura. Alle Olimpiadi di Pechino arriva un'ulteriore consacrazione del consenso per il suo aiuto, globale e incondizionato, che lo aiuterà ad assorbire l'amarezza della sconfitta, della mancanza del podio, e lo guiderà nelle scelte che il cuore gli suggeriva da tempo. L'11 febbraio 2022, il portavoce dell'allora ministro degli esteri cinese Wang Wenbin pubblica sulla sua pagina ufficiale un post, una pagina ufficiale su Facebook, e riposta in giapponese, a celebrazione di un atleta che non è nemmeno salito sul podio, che scrive: fai del tuo meglio, supera i tuoi limiti e punta ad essere il migliore. Yuzuru Ayu è amato da molti cinesi perché ha messo in pratica tutto questo nello spirito delle Olimpiadi. Ancora una volta in tanti hanno fatto il tifo e sono rimasti profondamente colpiti da lui, nel palazzo del ghiaccio come davanti alla TV. Che l'amore e l'entusiasmo del pubblico cinese arrivino da lì. Il 14 febbraio siamo ancora a Pechino. C'è stata, l'avete visto in alcune immagini, la conferenza stampa richiesta a gran voce dall'organizzazione dei giochi. Quindi una conferenza stampa che non era quella dei vincitori delle medaglie, è stata organizzata una conferenza stampa soltanto per il suo momento, in cui lui da solo, davanti a centinaia e centinaia di giornalisti, li affronta e ovviamente dà la sua visione del suo percorso fino a quel momento. Quella conferenza stampa sarà seguita da 10 milioni di persone in Cina e da 600.000 persone in Giappone. Passiamo a un'altra conferenza stampa, quella che avete visto successivamente, il 19 luglio 2022. Quindi una conferenza stampa epocale quasi quanto quella olimpica. Yuzuru Ayu è di nuovo solo davanti ai media a prendersi la responsabilità delle sue azioni, ma forte di una consapevolezza nuova. E ancora un atleta in quel momento che parla da atleta all'interno di un sistema, ma non si presenta con la divisa della nazionale. Non ci sono le insegne del Comitato Olimpico o della Federazione Giapponese alle sue spalle, solo quella del suo sponsor agonistico, la Lone Nippon Airways. Avrebbe dovuto farla la settimana precedente, ma nel frattempo c'è stato l'assassinio del primo ministro Shinzo Abe. Yuzuru Ayu non ha informato ufficialmente nessuno, no? In quel momento
di quello che sta per annunciare, non il team nazionale, non i suoi allenatori. Ma l'ultimo tentativo di beffa viene dal fuoco amico dei media legati alla federazione giapponese, che anticipano il giorno prima la notizia del suo possibile ritiro. Quella sarà l'ultima volta che qualcuno si potrà appropriare, in senso figurato metaforico, di qualcosa che appartiene a lui. Rilascia la sua dichiarazione di determinazione, lanciando un messaggio della cui portata ci renderemo conto soltanto in seguito, mese per mese, giorno per giorno, fino ad oggi. Lui vuole raggiungere le vette più alte del suo macchinaggio insieme a quanto più pubblico gli sarà possibile, e lo farà passando al professionismo. La vera rivoluzione inizia 5 mesi dopo, il 7 agosto 2022, quando improvvisamente Yuzuru apre il canale YouTube, rendendo palese il suo desiderio di comunicare con il mondo. Non ha più tramite, corde che lo legano, non è più il burattino quale si era sentito nei momenti bui degli ultimi anni. Vuole che il pubblico lo avverta finalmente vicino e soprattutto far capire che lui è lì ad ascoltarlo. Sul suo canale YouTube noi possiamo commentare, no? I fan possono raggiungerlo. In 14 ore l'account con un solo brevissimo video di benvenuto, l'avete visto, ti namaste, ok? Nice to meet you. Supera per iscritti quello dell'International Skating Union, che ne aveva 249.000, che di video ne ha 4.000 sul suo canale. In 2 giorni quello di Eurosport Globale, che ha 442.000 iscritti. Ed è stato calcolato che i commenti provenivano da almeno di 48 paesi. Quei commenti esprimono amore, gratitudine, spesso raccontano storie di sofferenza, isolamento e anche depressione. Quell'integrità che non gli ha mai permesso di sacrificare la bellezza e il risultato, costringendolo a sua volta a sacrifici durissimi, ha conferito da tempo alla sua figura un potere terapeutico, quasi salvifico. Il giorno della Shell Practice, noi abbiamo voluti quei momenti della Shell Practice, li teniamo sono molto importanti. Il 10 agosto rimarrà scolpito nella mente del suo pubblico. Yuzuru Hyu, dopo aver mostrato come funziona la sua routine di allenamento, esegue in diretta, nella sua competenza, il programma olimpico della gloria, 6 mesi, ma poco dopo si fa passare il cellulare e controlla in tempo reale le reazioni che inondano il suo profilo, non nascondendo l'emozione. Quel momento, ancora oggi, fa vedere i brividi a tutti noi. È un'apoteosi, sono collegati 100.000 fan in tempo reale, che impazziscono, non riuscendo a capacitarsi che l'eremita per eccellenza dello sport sia lì davanti a loro, connesso con loro. Ora Yuzuru ha deciso di comunicare, a modo suo, secondo le sue strategie. Il giorno della Shell Practice, avete visto i fotografi, eccetera, eccetera, lui sceglie accuratamente le testate e i giornalisti, quelli che si sono comportati bene, o meglio, quelli che sono stati giusti. Da quel momento in poi la copertura di qualsiasi notizia lo riguardi sarà incessante, ancora più di prima. Yuzuru Hanyu quindi è pronto a raccontarsi, ad esporre anche la sua fragilità. E questa è stata la sua prima esigenza. Noi avevamo parlato a Napoli di Aikido, avevamo tentato, no, di parlare della via al pattinaggio di Yuzuru Hanyu. Era e rimane la base da cui partire. Ma adesso Yuzuru vuole essere un uomo del suo tempo, no? Di quella sua via vuole parlare, ma vuole parlare anche di se stesso e della sua vulnerabilità. Il termine utilizzato in giapponese per racconto è monogatari, esplicitato nel momento in cui presenta Gift in prologue, quando lui dice:
Quando programma Tachiwa, no? Cioè queste storie e questi programmi per lui sono una cosa sola. A settembre 2022, questo per spiegarvi le ultime immagini che avete visto, viene scelto con ospite d'onore per l'evento serale che si celebra il cinquantenario della normalizzazione dei legami diplomatici tra Cina e Giappone. L'11 ottobre vince, cioè gli viene segnato il 70° premio Kikuchikan, un premio che onora i risultati in tutti gli aspetti della cultura letteraria giapponese. Presentato annualmente dalla rivista letteraria Bundesschule e dalla Società per la Promozione della Letteratura Giapponese. Però la gamma dei destinatari è stata ampliata nel 1953 per onorare anche i risultati del cinema e in altri campi della cultura giapponese. L'ultima immagine del 31 dicembre viene dall'NHK Kohaku Utagassen, in cui lui ha partecipato come giurato, c'era già stato un voto nel 2015, ma qui rientra, e viene omaggiato da una canzone che Mirai canterà per lui. Ma adesso entriamo nel vivo degli altri aspetti artistici di Yuzuru Hayao. Per fare questo invito la nostra prossima ospite, Alessandra Montrucchio. Alessandra ha collaborato con la stampa, ha scritto diversi libri, tra cui Cardio Fitness e Non riattaccare per Marsilio, Buongiorno Ale, diventati film, insegna scrittura creativa alla Scuola Holden, tiene seminari di editing della traduzione, ma è qua perché pratica danza di vari generi sin dall'infanzia ed è stata professionista di danza jazz e ovviamente adesso lei ci parlerà di Yuzuru Hayao, della relazione tra pattinaggio e danza, quindi di Yuzuru Hayao come danzatore. Vi dirò che la prima volta che ho visto dal vivo Yuzuru Hayao, prima ancora di vederlo in pista, l'ho incrociato nel palazzetto, mi ha superato così. Se io non avessi saputo chi era, se mi fosse passato di fianco per strada, io credo che lo avrei notato lo stesso. Perché? Perché l'avrei scambiato per un ballerino. Il portamento, il modo di tenere la schiena, il collo eretto. Il fatto di sembrare, se sei un po' lontano, molto più alto di quanto non sia in realtà, è tipico dei ballerini. Se tu vedi un ballerino da lontano, lo noti come cammina? Elegante, spalle aperte, ma non tipo generale impettito, no? Addominali un po' contratti, collo lungo anche quando ce l'ha corto e sembrano alti. Poi vedere vicino, qua, magari, no? Questo di Yuzuru mi ha sempre colpito. Ci tornerò perché ho finito con le sue mani. Per cui ci sono sempre state una serie di cose che appartengono al pattinaggio come alla danza. Ci sono ovviamente delle parentele tra pattinaggio e danza, coreografia, passi. I nomi possono essere diversi a volte, però magari il passaggio, la posizione è la stessa. Quindi mi ha sempre colpito il come faceva determinate cose. In questo video è esemplificato dalla prima cosa che vi ho fatto vedere, su cui è ferma adesso l'immagine, che è quello che in danza si chiama un port de bras. Allora, lui qui in Utognal sta facendo un passaggio di transizione con la luna. Allora, io già ti farei un applauso perché la luna di solito è un passaggio in cui il pattinatore medio vuole farti vedere quanto sta provando delle emozioni, no? Quanto è proprio soffre. Dio mio, e fa. Guardate, il pattinatore medio fa quel pugno per la mano. Questa è l'interpretazione massima di solito della luna. Lui no, lui fa un port de bras tipico del classico, cioè la mano passa dalla sesta posizione, va alla prima che è davanti all'ombelico e sale in quinta. Ma non solo, lo fa secondo la vecchia scuola di classico, quella a cui io per età sono cresciuta, ovvero che il classico va verso il cielo.
bisogna sentirsi sempre un filo, mi diceva la mia insegnante, no? Che passa dentro e ci vuole sempre un respiro. Quindi io, se devo fare un colpo bravo, prima, anche se la metto giù, deve dare l'impressione di tendersi verso l'alto, verso l'infinito. Quindi io suro, di qui fa e va su. C'è un momento di sospensione, non fa così. Guardate la differenza, le mani messe allo stesso modo. Io faccio così, poi faccio. È un'altra cosa, lui fa questo. Quello è il come. Da Otonial, soprattutto da Otonial, io ho notato una cosa in Yusuru che non avevo mai notato in nessun pattinatore, cioè inserire, poi magari c'è stato, e io non me ne sono accorta, non sono riuscente in pattinaggio, di inserire passi della danza ed esclusivamente della danza nel suo pattinaggio. In realtà avevo visto Oksana Bayul, quando aveva fatto il Cigno Nero, che aveva fatto in un programma corto il Fuente all'italiana. Non me lo ripeto, guarda, dopo ci siamo una cosa che slancio la gamba, giro così e finisco in attitude. È un passaggio tipico della danza classica. Il Fuente all'italiana, lei ne aveva fatto un paio, non benissimo, ma li aveva fatti in quel programma. Tolta lei, queste cose vanno viste. In Otonial, il passaggio immediatamente successivo si chiama Saut de basque en attitude. L'attitude è la posizione della gamba così, cioè dietro alzata ma piegata, tesa e arabesca, piegata e attitude. Il doppio, di solito lo fanno doppio i ballerini maschi, perché è un passaggio dei maschi, il saut de basque en attitude. Richiede un'enorme elevazione, quindi le donne di solito non lo fanno. È un passo di danza estremamente complicato, ed è complicato farlo dalla terra ferma. Lui in Otonial non solo lo fa sul ghiaccio, ma lo fa che la transizione precedente è l'hydroblade. Lui si tira su dall'hydroblade, sta andando veloce, slancia la gamba, salta, mentre in aria fa quello che si chiama un fouetté, va in attitude e continua a girare. È già difficile andare così e fare così, ve lo assicuro. Sembra niente, ma mentre salti ci devi pensare a quanto girarti in aria. Pensate, continuare a girare in aria. Io quando ho visto quello sono rimasta veramente stupita. Cioè, un pattinatore che porta un saut de basque en attitude sul ghiaccio, partendo dal basso, perché lui era nell'hydroblade. Pazzesco. Dopodiché, White Legend era quella versione che lui aveva pattinato per il programma 24 ore che si fa d'estate, no, di beneficenza. Un bellissimo quadro plotolico, perfetto. Poi lui cosa fa? A terra, lo faccio con la destra che mi viene meglio. Iper lì fa quello che fanno tutti, ovvero io atterro, sgancio la gamba e la porto dietro. Già qua, provate a vedere molte coppie di artisti con la donna che scende da un salto. Provate a vedere adesso che va molto di moda cercare di alzare tanto le gambe, non solo in patinaggio ma anche in danza. Provate a vedere le ragazze russe. Cosa fanno? Arrivano, hanno la gamba bassa, salta. La slanciano dietro. Slanciare è più facile che portare, no? Cioè, se io faccio così è più facile. Se io devo alzarla piano piano, mi si arriccia il quadricipite. Misuro a terra e lentamente, in un ronde jambe, la danza la alza e la porta in arresto. Tutto questo su una lama, mentre va. Finisce, perché dovrebbe finire. Faccio un envelope, cioè in più con la gamba. Giro, passo e vado in develope davanti, anzi laterale, anche quella fa con la sinistra, perché tanto qui alza la destra, la sinistra non frega niente. Quindi faccio tutto questo, ronde jambe, arrivo, mi giro e vado su. Questo richiede un controllo dei fianchi e delle spalle pazzesco. Tra l'altro, se voi avete visto per esempio il programma di Gift One Summer's Day, lui fa una bellissima quella che si chiama spirale, no? Cioè va tantissimo tempo in aria. Guardate le spirali di tante pattinatrici, come sono per alzare la gamba dietro, cosa fanno? Stanno così. Se voi le guardate, hanno la spalla della gamba e il fianco completamente aperto, sono quasi in quella che si chiama la posizione alla seconda, cioè aperta di lato. Perché è molto più facile. Cioè, se io sto così e devo tenere giù il fianco e la spalla avanti, la gamba sta un po' più giù. Man mano più mi apro, è più facile salire, ma è sbagliata la posizione ed è più brutta. Lui ha un arabesque bellissimo, non perfetto, ci può lavorare, però veramente bello. Da questa posizione bellissima gira
e va in développé anche alto, tra l'altro. Quindi insomma, non sono i quadricipiti, ma per tenerlo di, come si chiamano, gli adduttori, che sono muscoli che provate a usarli. Se ci riuscite, adesso, già adesso tendo l'adduttore. Qual è il meccanismo cerebrale per tenere l'adduttore? Chissà. Lui lo sa, molto bene. Dopodiché c'è un programma che ne parlava prima Besi, è rivoluzionario, ma anche sul piano della danza, cioè il rondo capriccioso. Ho preso due momenti. Il primo è l'atterraggio della combinazione. Lui fa quadruplo tolop, triplo tolop. Lasciamo perdere quasi tutti gli altri appena atterrano. Aspetta che vado via, che appoggio tutti i miei puntini. Ma lui non è che sia contenta di stare sulla gamba per un po' che andava già bene. No. Lui cosa fa? Fa quello che in danza si chiama un contretemps. Non è un passo specifico, è più un modo di prendere la musica, no? È un contretemps. E faccio un contretemps, ok? Quindi lui atterra per girarsi e andare dall'altra parte, per tornare a pattinare dritto, perché in questo momento sto pattinando all'indietro, non è che si girava. Perché mai fare una cosa così semplice? Quando io di qui posso fare e andare, ovviamente con quel respiro del braccio di cui si parlava, per cui fai contretemps e quando arriva alla parte alta di contretemps questa impressione che il movimento continui oltre il braccio, ok? Poi vi ho fatto vedere la preparazione dell'axel. Allora Yuzuru è famoso per essere colui che introduce il triplo axel con quella transizioncina da nuova che la controvenda, praticamente che lo sia lui quando non la parla, forse c'è che viene Emoz, che fa qualcosa di simile, ma non è esattamente così. Lui qui ha deciso che fa la transizione per la transizione. Cioè, siccome ha deciso che non fa i passi incrociati, i crossovers, cosa faccio? Ma ci faccio due passetti. Allora, a parte prima l'avete visto come su ogni ricciolo musicale fa un passaggio, eccetera. Lui poi nella musica ha una cosa molto dei grandi ballerini, cioè se noi lo potessimo vedere veramente fotogramma per fotogramma, lui ha una frazione di secondo di anticipo spesso sulla musica, che è quel tanto che non lo porta ovviamente fuori tempo, ma che ti dà la percezione che la musica nasca da lui. Perché la nota è come se la nota uscisse dal movimento e non è il movimento che si adegua alla nota, non so se riesco a spiegarmi. Questo ce l'ha. Arriva, va un po' in avanti, fa una cosa così, poi si prepara e fa la contropella. Ci sono due passi che qualsiasi ballerino, soprattutto all'inizio, tende a confondere anche perché si chiama in modo simile, il ballotè e il ballonè. Il ballotè è quando vedete le ballerine di 15 set che fanno così, d'accordo? Invece il ballonè è questo qua. Lui fa delle sorte di ballonè indietro sui pattini. Ora, io mi domando, come uno che sta preparando a fare un triplo axel in un programma corto, in cui fare puliti gli elementi è determinante, perché non puoi poi rifarli o cambiarli in corsa come puoi fare a volte per alcuni elementi del programma lungo, come ti sia venuto in mente di mettere delle transizioni così difficili prima della controvenda? Perché per fare sia il ballotè che il ballonè sui levane mi sbilancio. Cioè, io credo che i patinatori in generale abbiano ovviamente un buon equilibrio, fanno esercizi per l'equilibrio, ma è difficile fare movimenti che sono, per tenerli devi essere esperto di come tenere il corpo nella danza classica, come tenere il sedere, come tenere gli addominali, come tenere l'andeor, quello che noi chiamiamo andeor, la extra rotazione in fuori, ok, delle gambe. Se io la tengo così e non so come tenere il corpo per aprire le gambe, primo mi spacco le ginocchia, secondo crollo in avanti così, quindi non tengo l'equilibrio. Mi va indietro il sedere. E la danza classica non è una cosa intuitiva arrivare alle posizioni corrette. La danza classica è tutto fuori intuitiva, è il contronaturale assoluto. Poi alla fine viene fuori una roba bellissima. Ma lì per lì devi, non puoi assecondare il tuo corpo, ok? Perché a me non viene naturale tenere il sedere sotto, ma contemporaneamente anche gli addominali. Poi devo tenere aperto, ma non posso spacciare così. Insomma, non è facile. Lui in qualche modo ci riesce. Fin qua aveva seguito questa evoluzione di cominciare a mettere elementi della danza e del pattinaggio, ma siamo ancora fermi al balletto. Sono cose molto classiche fin qua, e quindi sono elementi del balletto. Con la social practice
noi vediamo quello che chiamano a secco, cioè il riscaldamento fuori dal ghiaccio, la lavagna del ghiaccio, che fa dei tipici elementi del riscaldamento di una lezione di danza moderno jazz, ovvero non la sbarra come si fa a classe, eccetera, ma il primo esercizio è sempre l'isolazione, imparare a isolare ogni minima parte del corpo per usarla separatamente dalle altre. Lui all'inizio fa esattamente la cosa di isolazione e poi fa il delfino, il dolphin. Lo fa grande, lo fa piccolo, piccolo muovi di più il bacino sotto, grande usi di più la schiena. Gli serve per la mobilità ovviamente della schiena, ma è un isolamento di tutte le parti della colonna vertebrale. E io gli ho pensato, mi si sta aprendo alla danza jazz modern, cioè esce dal balletto classico e cerca nuove contaminazioni. Tra il pattinaggio e la danza, ma tra il pattinaggio e certi tipi di danza, certi generi che prima non aveva toccato, mi aveva già dato alcune risposte raison a Fantasy on Ice della stagione. Le risposte me le date a Shulachan, a Gift, sì. Sta percorrendo l'universo della danza urban, che contiene dall'hip hop al walking, al locking, e lì quello che abbiamo visto sui movimenti di locking, quelli robotici, no? Non li fa ancora perfettamente, li padroneggia sempre meglio, ma non ancora perfettamente, e sono movimenti in cui lui ha capito che per dare l'impressione del robotico devi dare un piccolo rimbalzo, cioè non basta fare così, devi fare tump, tump, no? Avere una piccola scossa del turno. Lui l'ha capito, lo sta facendo, ha detto qua è entrato in un nuovo genere di danza, sta cercando nuove contaminazioni. Poi lui ha detto che ammirava molto dei BTS, chi? Lui ha subito individuato il più bravo, Jimin, non so se voi li seguite, band del K-pop, famosissima in tutto il mondo, ballano tutti i 5, 6, 7, quanti sono? Bene, le danze urbane, appunto, hip hop, eccetera, non credo il classico. Jimin è chiaramente il più bravo, il più musicale e credo che abbia una grande preparazione di danza contemporanea. Lui si è chiaramente ispirato e infatti in Notte Stellata cosa fa? Porta Dynamite copiando non solo la coreografia originale di BTS, ma la parte di Jimin. E se voi guardate il video, nel momento in cui Jimin è fermo perché sta facendo qualcos'altro, lui allora si mette degli elementi di bastinaggio, no? Fa questa cosa con la gamba, gira, tira su, fa una butterfly, ok? Quindi lui, come dire, sta cercando una strada che unisse il meglio dei vari universi della danza con il pattinaggio, tirandone fuori qualcosa che prima non c'era, perché anche i movimenti di danza, che ne so, penso alle coppie di danza, Cizeron, questo mi viene lui, Papadakis, no, Cizeron, quando si fermano e fanno questi, che sono i movimenti del voguing, ok? Queste braccia qua, che siano facili, ma stanno fermi. Cioè, lì è un momento di sola danza, non è danza mentre batti, d'accordo? Lui sta invece cercando di trovare una terza linea. Come dire, una lezione clinica che è una cosa danza, una cosa pattinaggio, insieme viene fuori la new. Dopo Dynamite, abbiamo fatto vedere l'ultima coreografia sua, peraltro, che ha fatto, che è If, a Fantasy on Ice, dove continua questa esplorazione del mondo urban, street, jazz, chiamatelo come volete, sono tutti semi di un universo molto grosso. Avete visto questi movimenti, o quelli aperti, così sono tutti i movimenti dell'hip hop, mescolati a una cosa che ho cominciato a notare sul tento citò, ovvero che lui sta iniziando a fare, specialmente quando deve fare i salti, i manege. I manege in danza classica sono, se vedo soprattutto fatti degli uomini, passo a due, fanno insieme, fa lui, fa lei, poi fanno di nuovo insieme alla fine, che lei quando arriva fa il fouetté, no? Lui prima fa tutto un giro del palco in tondo, no? Percorre il palco in tondo facendo tutta una serie di salti di solito. Quello è un manege, cioè percorrere un cerchio facendo un passo ripetuto o alcuni passi ripetuti. Di Gift, lui ne fa due di manege. Il primo sembra tempissimo in musica con dei giri su se stesso che poi si completano con un triplo loop. Il secondo lui fa i salti esattamente come un ballerino. L'ultimo è una butterfly, ma quello è un manege, intanto c'era un manege. C'è anche nell'altro programma di Fantasy on Ice, che qui non abbiamo portato, Glamorous Sky, i salti, tutti i tripli flip e tripli toro, li fa in manege. È vero che il pattinaggio per via del filo ti porta a compiere una curva,
ma un conto è fare un salto e continuare una curva in modo naturale, un conto è decidere di farla continuando a fare degli elementi. Voi ci provate a fare un elemento difficile, tecnico, e intanto dovete continuamente cambiare dove dovete puntare gli occhi perché dovete andare in cerchio. È difficilissimo andare in cerchio, viene molto più facile andare più o meno dritti. Lui percorre un cerchio, oltretutto negli show, quando tra luci e riferimenti per terra non è che sia così difficile capire dove stai andando. Infine, L, il senso di L, l'ho ripreso perché dice improvvisami dei passi mentre ti fotografo. Ma sì, cosa vuoi che sia? Ti faccio un bel dans le befouette. Ora, io ho delle amiche che non l'hanno mai fatto, dans le befouette di solito fanno così. Ha fatto questo, devi saltare mentre la gamba è davanti e mentre sei in volo capire in che momento girarti per trovarti con la gamba dietro. Lui fa un tale befouette con la gamba qua, altissima. E invece l'ultima foto in cui lui salta sempre in tale ma con la gamba in Batman avanti, quello è un tipico movimento del contemporaneo, quello di Jimin dei BTS. Non ha la punta tesa, lui è un movimento volutamente sporco, però quello mi ha fatto capire che oltre che verso l'universo urban, lui si sta spostando anche verso l'universo contemporaneo. Lui sta evidentemente vagliando tutti gli stili di danza per vedere che cosa gli piace e che cosa può fare. In ultimo mi ha fatto vedere delle mani, perché io credo che le mani di Yusuanyu siano una delle cose più belle che si possano guardare. Se guardate Notte Stellata, il programma, non lo show, ma all'interno dello show dell'11 marzo scorso, le braccia del cigno sono arrivate a dei livelli di poesia. Vi ho fatto vedere le mani tra le più belle della danza classica. Uliana Lopatkina del Mariinsky, forse il più grande cigno bianco della storia. L'avete vista? Ali. Poi vi ho fatto vedere bolle. Mito della danza, mani orrende. Dei rami secchi. Così le tiene. Danza classica ci vuole. Poi c'è un buon sgusto. E bisogna pensare di avere un filo che passa in tutto il braccio e esce dal medio. Deve essere lunga, non così. Nel pattinaggio spesso così, vi ho fatto vedere Madison Hubbell, danzatrice su ghiaccio, mano secca. Shcherbakova, campionessa olimpica, mano a ramo secco. Johnny Weir, non a caso si è ispirato anche per i movimenti delle braccia, siamo già meglio. Lui, Notognal, che è così, ha una mano perfettamente di classico. Non è scontato perché così come il pattinaggio evolve in una certa direzione, anche la danza sta cambiando. Anche la danza molto spesso, specie tutto l'universo del modern, del jazz, eccetera, sta evolvendo verso il Cirque du Soleil, verso l'acrobaticità. Quindi non so, l'importante tirare molto sulle gambe, l'importante essere dei contorsionisti, l'importante sono queste cose tanto grandi, no? Poi che siano fatte bene, che siano belle, che siano precise di qualità, che raccontino qualcosa, meno importante. Guardate un contest di danza in America, sembra di guardare il circo, non è neanche più danza. E lui ha ancora le mani come si insegnavano una volta, mani così, mani che raccontano da solo una storia, mani che bastano a farti capire che in quel momento lui sta facendo il cigno, potrebbe non essere il costume, potrebbe non avere la musica e tu lo prego di essere il cigno, ti stanno già raccontando una storia. Chiudo qua perché siamo in ritardissimo e va bene, continuerò a studiare. Eppure sarebbe bene ricordare che quella tecnica non è altro che un mezzo, non è fine a se stessa. Hai eseguito un salto perfetto. E allora? Ah, il modo in cui hai alzato quel braccio era l'apice della perfezione. E quindi? Il problema è che passiamo troppo tempo a migliorare la tecnica. Pensiamo solo ed esclusivamente a quella. E a cosa bisogna pensare? Al contenuto, al tipo di storia che vorremmo raccontare. Non capisco perché siano in pochissimi a domandarsi qual è la storia che voglio raccontare. Adesso entriamo.
Piano piano nei solo show, quindi in modo diverso verranno analizzati Prologue, Gift e Notte Stellata. Per parlare di Prologue, abbiamo chiesto a una saggista esperta di teatro Noghes, che è Yoko Oda, moglie del defunto attore Kotaro Tsukada, che era un tesoro vivente del Giappone, di trasmetterci le sue emozioni quando ha visto Prologue dal vivo. E ci ha mandato un testo che verrà letto dalla nostra Martina Frammartino, che sono molto chiederei a Martina di farci il piacere di leggere questo messaggio di Ryoko Oda, che ne ringraziamo tantissimo. Come il titolo stesso suggerisce, Prologue racconta la storia di Yuzuru Hanyu dal momento in cui ha iniziato la sua carriera di pattinatore su ghiaccio e in che modo abbia raggiunto il successo. La sua storia parte sullo schermo. Penso alla videointervista in cui ha annunciato il passaggio al professionismo il 19 luglio 2022. E poi l'atmosfera bruciante dei giorni delle competizioni, fino alla gloriosa vittoria del 2015, quando ha superato il record mondiale con 6 mei. A quel punto, Hanyu appare per la prima volta sulla pista con la sua giacca bianca. Il sorriso è pallido e lo sguardo concentrato, mentre si prepara a fare il primo salto sul ghiaccio. Serve molta preparazione per eseguire 6 mei a un livello di perfezione tale da superare quello delle gare, e per pochi momenti perfetti sono necessarie innumerevoli ore di esercizio. Sensazione suggerita da sapienti accorgimenti di regia. La tecnica di Agnew ha generato una forte tensione nel pubblico, commosso da un'abilità e da una bellezza che hanno superato quelle dimostrate durante le competizioni. Nel secondo capitolo il tempo si riavvolge e si assiste alle immagini dall'infanzia fino agli anni della giovinezza, quando Agnew ha iniziato a riscuotere successo in tutto il mondo. Accompagnato da un'esibizione di Shansen dal vivo, ha eseguito Change, indossando un completo rosso e nero. Nell'angolo delle discussioni e delle domande che è seguito al programma, si è divertito a interagire con il pubblico, in modo molto cortese e diretto, cosa che lo faceva apparire completamente diverso dall'artista capace della tensione di 6 mesi. Ha mostrato inoltre una perfetta padronanza nella selezione e nell'andamento della performance come regista. Lo staff addetto alle luci e alla musica rimaneva spesso confuso dalle istruzioni improvvise, ma non ha mai smesso di seguire le direttive di Agnew. Ciò ha dimostrato che il titolo di regista produttore non era solo un'ambizione. In seguito, Agnew ha abilmente collegato il passato e il presente attraverso la performance Romeo più Giulietta, a cui è seguita la proiezione di Dream Inspiration, pubblicata su YouTube. Durante questi programmi, Anu indossa un completo bianco simile a un mantello. Quasi come seconda parte di Dream Inspiration, Anu esegue il suo nuovo A Fleeting Dream, con una coreografia da lui stesso creata. Nessun salto passa appariscente. Il pattinaggio qui appare aggraziato e decorato con movimenti flessibili della parte superiore del corpo. Il progetto mapping va a formare una foresta, poi un'acqua insondabile e un vortice che circonda Liu. Spaventoso, unico, da lasciare senza forze. Sono parole che, come una ricerca della luce nella solitudine, scaturiscono dai passi di Liu e invadono il ghiaccio. Dal mio punto di osservazione, ho avuto l'illusione di essere inghiottita dalle parole che si alzavano come onde. La pista diventa un fluido ondeggiante, mentre qualcosa in agguato nell'abisso luccica e si espande. Uno spazio pieno d'acqua profonda e di luce. Fluttuando nella luce diffusa, Anu è un dio che controlla il confine tra due mondi diversi, da cui va e viene liberamente. Il bagliore vorticoso alla fine forma un cerchio luminoso e Anu si inginocchia al centro di esso, con le mani sul ghiaccio.
anche nell'esibizione successiva, Aruyokoi, vengono proiettati fiocchi di neve e infine lo show si chiude con il Kiss Parisian Waterways. Guardando la composizione complessiva di Prologue, penso che il tempo dei video rispetto a quanto Anius è stato sulla pista da pattinaggio sia lungo. Essi, tuttavia, appaiono così accuratamente selezionati e accompagnano così bene le performance reali che la storia è chiara e facile da seguire. L'attenzione degli spettatori, infatti, resta vigile per tutta la durata dei 90 minuti. Anius, a mio avviso, ha una bellezza pittorica di un'opera bidimensionale ed è proprio grazie alla sua precisa tecnica di pattinaggio, accurata al millimetro, che può dialogare con le immagini ed essere affine alle proiezioni sul ghiaccio. Il pattinatore conduce il pubblico in un universo simile a un'installazione artistica. Si tuffa nelle profondità dell'anima, catturando ciò che scaturisce dall'abisso e dando forma a qualcosa che ondeggia. A volte, con una rockstar, Anion incita il pubblico, si agita, cambia espressione e stile di pattinaggio nel giro di pochi istanti. Dopo essersi congedato dal mondo della competizione, Anion è partito dal suo universo interiore ed è volato in un mondo che nessuno aveva mai visto. È l'inizio di una nuova avventura che in futuro rimarrà impressa nella storia. A pensarci bene, da quando aveva 16 anni in Romeo più Giulietta, Anion era diverso da chiunque altro e anche allora mi faceva pensare a una creatura proveniente da un mondo diverso, come un uomo politico dal carisma di Giulio Cesare, come Leonardo da Vinci che era invitato sistematicamente alle corti degli aristocratici, come Zeami che aveva affascinato Ashikaga Yoshimitsu. Anche Anion stimola e risveglia mondo dell'arte intorno a sé. Potrebbe essere considerato quasi un uomo fatale, il cui forte carisma cambia inevitabilmente il peso dei valori e le visioni del mondo. Il movimento delle persone che sono attratte da lui è ora diventato una grande onda e il suo slancio sta aumentando. Mi piacerebbe vedere dove arriverà questa affascinante grande onda. E poi Otta manda un messaggio a tutti quanti noi, dopo la conclusione di questo testo, a Barbara, a tutti coloro che interverranno durante il convegno Yuzuru Anius Revolution for Figure Skating to New World. Sono molto onorata di essere stata invitata a partecipare a questo meraviglioso convegno. Sono stata in Italia molti anni fa per un'esibizione di teatro no con il mio defunto marito Kotaro e da allora l'Italia ha nel mio cuore un posto speciale. Oggi, dopo aver finito di scrivere l'intervento per il convegno, ho fatto un sogno. Il protagonista era un mio nipote. Assomigliava un po' a Kotaro e stava parlando con una bella ragazza sorridente accanto a lui. Ehi, l'ho trovato! Sono i pensieri della mia bisbis nonna mentre stava guardando il primo spettacolo sul ghiaccio di Yuzuru Anyu, Prologue, e quel leggendario Yuzuru Anyu, Ice Story 2023, Gift. La ragazza gli sorrideva con ammirazione. Non posso fare a meno di pensare a quanto sia stata fortunata a nascere in un'era in cui posso seguire il successo di Anyu in tempo reale. Grazie per aver organizzato un evento così meraviglioso per Anyu e un sogno così fantastico. Sono davvero felice di condividere con voi questa preziosa esperienza. Auguro a Anyu e a tutti voi buona salute e successo continuo. Yuzuru dimostra delle doti di narratore e ha un suo concetto della narrazione. Di questo ci parlerà brevissimamente Costanza Rezzacasa d'Orsogna, che ci ha mandato un contributo video, scrittrice saggista, si occupa di cultura e letteratura per il Corriere della Sera e tiene sul settimanale F la rubrica Anticorpi. Tra i suoi libri, dalle favole sull'empatia Storia di Milo, al romanzo Non superare le dosi consigliate, fino al saggio Scorrettissimi, la cancel culture nella cultura americana.
Buonasera, sono Costanza Rizza Casadorsogna e mi occupo di cultura e letteratura per il Corriere della Sera e sono una scrittrice. E proprio di letteratura, di storie e di narrazione oggi vorrei parlarvi, perché in Gift ritroviamo alcuni dei temi più importanti della letteratura: il tema del sogno, del doppio, la battaglia, la ricerca e quindi il viaggio, la missione. Con Gift, Yuzuru Hanyu completa l'evoluzione da artista e atleta a narratore. Questo non vuol dire che abbia smesso di sentirsi un atleta, come Anu ha sempre detto, le capacità artistiche si fondano sull'eccellenza tecnica, ma la tecnica, l'espressione artistica, sono elementi che contribuiscono in modo coeso a raccontare la storia che lui vuole raccontarci. Parafrasando E.B. White, autore di un noto manuale di stile in lingua inglese, lui lo diceva a proposito delle virgole, potremmo dire che i salti nei programmi di Anu vengono atterrati con la precisione di un lanciatore di coltelli nel circo, tracciando così il contorno, tracciando cioè il contorno della vittima, tra virgolette. Cosa succede se il lanciatore di coltelli sbaglia? Uccide la vittima. Allo stesso modo, sembra dirci Agnew, se sbagli il tempo di un salto, se salti a casaccio senza seguire la musica, danneggi la narrazione. Ecco perché un salto deve atterrare su quella nota e solo quella, dal momento musicalmente più drammatico del Fantasma dell'Opera a Masquerade e moltissimi altri programmi. È molto interessante come nell'intervista registrata a margine di Gift, Yuzuru Hanyu ripeta, anzi reclami: io ho scritto questa storia, l'ho scritta io, una storia in cui tanti potessero identificarsi. Quando Hanyu ricorda in quell'intervista l'influenza di Shakespeare su Akira Kurosawa e quindi su se stesso, sottolinea l'importanza di usare le storie che tutti abbiamo dentro di noi. Ho pensato, dice Hanyu, che se avessi preso una storia d'amore e avessi sostituito ai personaggi della storia me stesso e il mio sogno, quella storia avrebbe avuto senso. Ecco, vedete, è proprio del narratore, dello scrittore pensare così, perché raccontare di sé, quella cosa che oggi facciamo un po' tutti e che viene definita in modo dispregiativo letteratura ombelicale, ha senso solo ed esclusivamente se quella storia diventa universale, che è proprio ciò che Anu fa. Perché Anu ha sempre pensato a se stesso come a uno strumento per raccontare una storia, a cui ha piegato tutto, anche il proprio genere, perché non era importante ai fini della storia, come ha sempre detto. E quindi Romeo e Giulietta di Nino Rota per Zeffirelli, dove interpretava Giulietta, o L'Ancor di Fantasy on Ice del 2022, dove era chiaramente Smeralda. Che sia Semei o Iesugi Kenshin di Tenchi, Anu ha sempre voluto raccontare una storia, e questo per lui è più importante di tutto. Se parliamo di storia e di narrazione, non possiamo non citare il tema della maschera. Lo scrittore cinese Gao Xingqiang, Nobel per la letteratura, diceva che è nella letteratura che si trova la vita, che è sotto la maschera della narrativa che puoi raccontare la verità. E questo Anu lo sa benissimo. Nell'intervista a margine di Gift, lui dice: credo che ci sia un fantasma dell'opera in ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha dentro un Raoul e una Christine, un lato più ideale, quello che Anu, nel momento più esistenzialista di Gift, identifica con il suo sogno, è un lato più oscuro e più brutto di sé, ma più vero. E dice Anu: anche il lato più patetico di me può dare un contributo, anche quel lato ha valore. E questo è estremamente umano. Noi siamo bellissimi perché siamo imperfetti. Ora, già prima di Gift, due fortissimi momenti narrativi li avevamo visti in due edit di Prologue. Quello di apertura, appunto, su Nino Rota e Love Team di Zeffirelli di Romeo e Juliet, e più tardi un altro sulle note di Sasanka, una canzone giapponese di cui vi invito a leggere i versi, perché è una canzone sull'inseguire il proprio sogno e cadere molte volte nel tentativo di raggiungerlo. C'è addirittura un verso che dice: i tuoi sforzi non ricompensati, che ricorda proprio una frase di Yuzu. Ecco allora questo edit realizzato da Anu su Sasanka con moltissime cadute, c'è cioè il drammatico scontro alla Cup of China, le stampelle, poi finalmente, ma dopo molti minuti, i salti che entrano, il primo quadruplo loop, la pioggia di Pooh. In un altro momento dell'intervista registrata a margine di Gift, Anu racconta quante volte nei suoi momenti difficili sia stato salvato dalle parole. A questo proposito voglio ringraziare la dottoressa Maria Terahon, che ha riportato la mia attenzione sull'intervista realizzata da Anu prima di Gift, quella contenuta nel pamphlet di Gift. In Gift, dice Anu, volevo esprimermi prima di tutto con le parole. Il pattinaggio viene dopo ed esiste all'interno di quelle parole.
Perché del resto tutta la vita di Han è una storia larger than life sicuramente, come si dice, perché quel sogno che tutti noi coltiviamo da bambini ma che poi abbandoniamo, nel suo caso è rimasto con lui. Una storia però proprio come la nostra, fatta di insicurezze, di solitudini, di lotta con se stessi. Le storie delle persone sono caotiche, sono disordinate, sono per questo bellissime, non sono mai una linea retta. Ed ecco allora un altro tema fondamentale della letteratura, l'incredibile quest, la ricerca da parte di Han del quadruplo Axel, che l'anno scorso a Beijing aveva catturato l'immaginazione e il cuore di milioni di persone. Perché? Perché non è successo la stessa cosa con chi poi quel salto in una competizione lo ha effettivamente atterrato? Perché ricordiamo il quadruplo Axel di Han e non quello altrui? Perché non è un salto, è letteratura. Grazie, buona continuazione. Representing Japan, Yuzuru Hanyu.